Eder. Mech. Pallister. Sebastiano continua a essere tifoso del suicidio. Quale suicidio? Ma lei non poteva, con i programmi che noi avevamo fatto, i progetti e i programmi che abbiamo fatto noi negli ultimi due mesi o tre. Cioè, lei cambiava vita. Caro amore mio. Buongiorno, amore mio. Caro amore. Caro amore. Amore mio. Caro amore. Caro amore. Ci siamo conosciuti il 25 ottobre del 1979. Io dicevo la prima volta. Importante, il 19 dicembre 1981, perché eravamo io e te. E me lo ricordo. Non pensarci troppo, amore mio. Il pensiero è così forte che non posso farne a meno. Cose sono cambiate completamente dopo che sono tornati dalle ferie. Loro erano in Grecia come negli ultimi anni, a Karpathos, e hanno fatto solo una settimana anziché due come tutti gli anni precedenti. È agosto, primi agosto di quell'anno, del 21. Quando è tornata aveva un'altra determinazione. Caro amore mio, come ieri nel letto a guardare la televisione, aspettando domani. L'uomo dopo va via, chiama tra poco. L'uomo riposa, intanto dormi un poco anche tu, e dopo chiamo. Ho finito. L'uomo ora è in casa, ho sgobbato per dipingere il soffitto della cameretta. Guarda, ce lo dice il stesso Serpin a un certo punto, che loro avevano questo centro di smistamento. Secondo me il loro rapporto era tutt'altra cosa che il sentimento. Secondo me avevano qualcosa di nascosto che... Lo dice lui. Siamo nel centro di smistamento, sul smistamento. E che lavoravano alla posta. No, lo dice lui. Lo dice lui. Centro di smistamento. Ecco, che ci dica Sterpin cosa vuol dire. Tu ti ricordi di questo famoso viaggio in Grecia? Ma certo. Noi andavamo sempre una settimana, non siamo mai stati due settimane, assolutamente. Però Claudio Sterpin dice che quando lei è tornata da questo viaggio era completamente cambiata. Questo lo dice lui. Questo lo dice lui. Per me, fino all'ultimo giorno, fin quella mattina che ho salutato, per me era sempre lei. Era il mio amore. Quindi il fatto che voi siate tornati prima da questo viaggio è una fesseria. Non è assolutamente vero. Assolutamente no, perché l'agenzia ti dice questo... Questo è il programma, questo si paga, questo è il volo, questo è il ritorno. Questo non lo so, questo va approfondito. Non so se solitamente gli anni precedenti... Ma io devo giustificare andati... sempre tutto no, quello lei, che ho fatto. Lei a me non deve giustificare nulla, assolutamente. Stiamo parlando di qualcosa che ormai è in atti. Poi Sebastiano le dice che non c'è Liliana qui che può parlare, ma ci sono i messaggi, quelli sono scritti da Liliana. Cosa Liliana vuol dire? Con quei messaggi tu, guarda, sta parlando. No, io sta dicendo io non che c'era una relazione grado. A dispetto di quello che lei vuole pensare, ma ci sta dicendo che c'era una relazione fra i due, che c'erano attenzioni, che c'erano premure. Ci cioè, sta dicendo questo. Stiamo offendendo l'immagine di Liliana. Cioè, questa storia dei messaggi, di questo amore, di voler dimostrare che il signor Sterpin e Liliana erano amanti. Ci saranno persone più intelligenti di me che potranno rispondere. Bisogna guardare come che vengono fatte. Allora, cosa intendi per centro di smistamento? Avevano per caso una società di logistica? Ma questo bisogna chiedere a Sterpin. Io mi ricordo benissimo. Questo l'ha detto qualche mese fa. Ai tempi che si frequentavano, dice lui che si vedevano nel furgoncino lì del cimitero e diceva siamo qua al centro di smistamento. Allora, signor Sterpin, cosa facevate lì? Lei, quello che dice Sterpin, per favore, dai. Bisogna dimostrare quando si parla queste cose qua. Giorno. Io non ho qua mia moglie che può confermare cosa... Sono i messaggi, va bene, ma non sarò io a analizzarli perché non andrò neanche mai a vederli. Però ci sono gente importante che comunque li analizzerà, li vedrà. Io secondo me era un gioco, ecco, un gioco fatto tra due persone che si vogliono bene, per carità, un gioco innocente. Ma se fosse stato un gioco non avrebbero avuto nessun motivo di inventare questa super tecnologica crittografia che utilizzavano nei loro messaggi. Lo faccio anche con la mia amica Stefania.
ci scriviamo amore mio? No. Insomma, sarà un gioco a modo loro, evidentemente. Quindi per te è normale scrivere amore mio a tutte le persone con cui comunichi? A me capita di parlare con delle persone di Trieste, ma nessuno mi ha mai scritto così. Trieste si usa queste cose qua. No, io ho le mie amiche che ci scrivevano. Non è stato recuperato altro, quindi evidentemente lo diceva solo a Claudio, perché non sono stati recuperati altri messaggi. Guardi, dove lei aveva lei pensi questo alle sue modo cose, di parlare. Non stia a pensare a me. Per cortesia, dai. Però se era un gioco, perché poi cancellava questi messaggi? Questo è la chiave di tutto. Scopo aveva Sterpin a cancellare tutti i suoi messaggi. Ma non era solo Sterpin a cancellarli, li cancellava anche Liliana. Liliana, se era un gioco, i numeri rimanevano lì. Magari aveva paura di te o ti temeva. A me mi temeva. Adesso stiamo andando fuori dal binario. Mi stai dicendo che mi temeva. Ma lo sforzo che è stato fatto per dimostrare questo, per dire, ecco, sta infangando Liliana. Bisogna rispettare questo. Ci saranno delle persone che nel tempo ci daranno delle risposte. Io posso dirti, assicurarti che io nella mia vita non ho mai controllato i telefoni dei miei figli, della mia ex moglie, di Liliana. Assolutamente io non ho mai toccato i telefoni di Liliana. Quando è scomparsa, sì. Come mai questi messaggi sono venuti a galla solo oggi? Perché insomma è stata applicata questa modalità di acquisizione dati che si chiama Full File System, che ci permette di andare ad acquisire i file di sistema e quindi anche i file o messaggi cancellati. L'abbiamo applicata noi perché in sede di questo nuovo accertamento che si sta svolgendo sull'iPhone di Liliana ci siamo accorti, il nostro consulente Zorzi si è accorto che non era stato fatto questo tipo di modalità di acquisizione dati, mentre invece per il Samsung, per l'altro telefono di Liliana, era stato fatto. La facciamo sull'iPhone, una volta che ci accorgiamo che non è stata fatta la chiediamo, ci viene dato l'ok e quindi acquisiamo questi messaggi. C'è qualcosa di strano effettivamente, perché comunque sono delle informazioni importantissime, cioè noi riteniamo che questa sia la prova che ci fosse una relazione tra Liliana e Claudio. È inutile che si venga a dire no, amici, amicizia, quant'altro. Qui c'è una relazione chiara per come si rivolgono uno all'altro, soprattutto quell'ultimo messaggio che manda, insomma, dove si parla in sorte tenace e quant'altro. Riguardo quest'ultimo messaggio, già da una settimana sappiamo che forse era un riferimento al periodo Covid. Io invece leggerei la prima consulenza fatta con la procura. Con questi nuovi messaggi ci dicono che Liliana stava cercando, nell'altra consulenza troviamo insomma ricerche su come trovare casa, insomma troviamo ricerche su come separarsi senza avvocato e quant'altro, quindi ci fa dire che lì c'era una crisi, con qualcuno si doveva separare, non era sposato con Claudio ma era sposato con Sebastiano. Questo è il primo dato. Questi ulteriori elementi ci dicono, a differenza di quello che il signor Sebastiano sta dichiarando ormai da tempo, che ci fosse una relazione. Liliana aveva avuto il Covid? No, io sì, io me lo sono preso. Liliana aveva avuto il Covid? No, assolutamente no. Però era terrorizzata. Io ero, diciamo, positivo, ma non avevo, diciamo, grandi problemi, non avevo febbre, non avevo niente. Cioè, quindi quella sottenaccia, portatore sano. Claudio, belli quei messaggi. Quello era il minimo che noi ci facevamo, ma è proprio il minimo sindacale, si potrebbe dire, che facevamo da mesi assieme, reciprocamente. Cioè era l'unico modo per poterci sentirci più vicini, insomma, ecco. Nei messaggi ricordate anche delle date per voi importanti? Certo, lei soprattutto, lei, ma quello è veramente stato il momento, l'ho detto mille volte, adesso questa è la 1001. Il 25 ottobre lei mi ha ricordato che erano 42 anni che abbiamo fatto conoscenza, proprio io mi sono ricordato, facendo bella figura nei suoi confronti, l'ora precisa, al minuto e il punto preciso di Trieste, dove ci siamo dati la mano, piacere Claudio, eccetera. E lei lo sapeva già, lo so già, io sono Lilli. Non pensarci troppo, amore mio. E per forza, perché ormai pensavamo tutti e due la stessa cosa, è chiaro. Non ci vuole tanto, insomma, anche per interpretare questo. Però Sebastiano dice che se vai in giro a Trieste tutti ti chiamano amore mio. Va bene. Sebastiano, peso per lui, insomma, lui non ha mai capito. Ha detto tanto l'amore, tanto idilliaco, eccetera, eccetera. Questo fatto dimostra che l'amore era di là da venire. Non so se sa cos'è il vero amore lui. Io avrò detto amore mio a tre donne in tutta la vita, ok? Di quella qualche dozzina che ne ho avute. Per capirci, eccolo. Avrò detto a
tre donne in tutta la vita, amore mio, le mie due mogli e a Liliana. Punto. Tutte le altre se lo sognano. Caro amore mio, come ieri nel letto a guardare la televisione aspettando domani. Perché l'indomani probabilmente sarà stato un martedì o un giorno che ci trovavamo. Cioè noi ci trovavamo negli ultimi paio di mesi quasi ogni giorno, anche per 5 minuti, per prendere un caffè di corsa volatile. Era in città, lei veniva via da dove Sebastiano alla quella. Io o ci trovavamo in via Pondares, che è sulla strada, o passavo con la macchina per combinazione per Largo Barriera e lei era sul marciapiede, saltava a bordo, la portavo fino vicino a casa. Uomo dopo va via, chiama fra poco. Certo, lui doveva uscire, dopodiché noi ci saremmo sentiti in pace, senza, perché se no messaggio è messaggio, sentire la voce è tutt'altro, è chiaro, evidente, banale. Le nostre intenzioni erano scomparire da Trieste, cioè andarcene assieme. Lei, ecco perché i primissimi giorni non mi sono armato troppo, perché lei mi aveva detto anche più volte: malissimo che vada, faccio come la romena, compagna di un amico di Sebastiano, la quale a un certo punto della storia, della sua storia, si era raccolta tutte le sue cose e il compagno, tornato a casa dopo la giornata di lavoro, ha trovato la casa vuota e di lei si erano perse le tracce. Lei mi aveva detto: sai, in fin dei conti ci conosciamo da più di 30 anni, non posso lasciarlo in braga di tela. Io interpretavo questo non posso lasciarlo in braga di tela come un'eventuale mancanza di liquidi per poter sbarcare il lunario, al che io, scemo, le ho detto anche perché, fatti i conti, lei doveva continuare a pagare un affitto che non godeva. Ecco, qua non costava zero l'affitto, per capirci. Allora ho detto: ma guarda che se è il caso, parola d'onore, ho detto, se c'è anche da mettere per far quadrare il bilancio 100-200 euro li posso mancare, ti rendi conto che io mi trovavo a pagare l'affitto a Sebastiano? Ci vuole proprio... Sono tenace e finirà. Finirà la rogna che aveva addosso, che si sentiva addosso, finirà. Guarda, mi ha colpito un po' questi suoi pensieri, ma io chiederei a Sterpin la telefonata del giorno 13 di 16 minuti dove Liliana gira per la casa come una pazza, perché c'è il suo contapassi che dice lei in quel momento lì ha capito che non era più un gioco. Ma queste sono cose che pensa lui, cioè io non mi devo giustificare a lui, io devo giustificarmi con altre istituzioni. Ci torturi da un anno e mezzo con la telefonata di 16 minuti, ma almeno sai che ora è stata fatta? Di 16 minuti non lo so, bisognerebbe guardare. Ma lui finirà, si parla di Covid, cioè, non confondiamo le cose, si parlava di Covid, ecco, finirà. Allora, quello che voglio dire, 600 messaggi vanno letti tutti e vanno letti insieme a tutti gli altri messaggi recuperati dalla prima consulenza informatica. Vanno letti dalle risultanze e con le risultanze di quella consulenza informatica, cioè le ricerche che Liliana fa, cioè su come divorziare, e vanno letti anche insieme alle testimonianze di Claudio Sterpin, che hanno sempre trovato riscontro. Perché anche quella del 19 dicembre, che lui dice era il fine settimana che noi dovevamo andare via perché era il nostro anniversario, noi lo ritroviamo in questi messaggi. Cioè, Claudio ce l'ha detta al buio, non avrebbe mai saputo che poi noi trovavamo questi messaggi. Le tracce trovate sul corpo di Liliana sembrano incompatibili con una caduta nel bosco. Se uno cade, prima di tutto quello che batte è le ginocchia. I suoi calzoni non mostrano una caduta. Sebastiano, quindi, caduta o aggressione? Questo forse ce lo potrà dire il generale Garofano, che è anche mio consulente. Non ho la minima idea, non ho ancora capito esattamente come sono le cose. Tempo fa abbiamo ipotizzato che Liliana potrebbe aver avuto un incidente stradale. Potrebbe essere, perché noi vediamo Liliana l'ultima volta in piazzale Giuberti, ripresa dalla telecamera dell'autobus. Dopodiché Liliana, che si incammina verso via San Cirino, scompare, sembra veramente inghiottita nel buio. Cioè nel tragitto brevissimo da casa a piazzale Giuberti viene ripresa dalle telecamere della scuola di polizia, viene vista dalla fruttivendola, viene ripresa dall'autobus. Dopodiché non viene ripresa più da nessuno, quindi ci può essere che sia stata intercettata da un'auto, sia salita in auto, anche perché in via San Cirino già ci sono una panetteria, un tabacchi, la caserma dei carabinieri, c'è una chiesa, c'è il suo... Cioè è possibile che nessuno l'abbia più vista e ripresa questa donna? Noi riteniamo, ma non perché vogliamo, perché siamo difensori
dei familiari di Liliana, però leggiamoli insieme le lesioni. Guardiamo quante sono queste lesioni. Che tipo di lesioni? Sono lesioni comunque per i mortali, cioè comunque avvenute da quello che dicono i consulenti. Io non c'ero, però da quello che ci riportano i consulenti, prima, nelle vicinanze della morte. Noi riteniamo, ma lo facciamo veramente utilizzando un minimo di esperienza, non ci vuole una scienza così approfondita, riteniamo che si trattino di lesioni comunque dovute ad un'aggressione e non ad una caduta. Se poi Liliana è caduta dal terzo piano, questo è un altro paio di maniche. Però noi riteniamo che quelle non siano lesioni che siano compatibili con un bosco. Uno, prima cosa. Seconda cosa, sono delle lesioni che per come distribuite sono il risultato di un'aggressione. Tutti questi elementi sono venuti fuori in questa attività a distanza di 3 anni ed è preoccupante, perché se non ci fosse stata la nostra opposizione era chiuso il caso di Liliana. Si era parlato di suicidio, ad oggi si indaga, ce lo dimentichiamo spesso, si sta indagando per omicidio. Omicidio! È cambiata completamente la valutazione del caso. Io non sto dicendo che sia stato Sebastiano, io sto dicendo che ci sono degli elementi che ci fanno dire in modo chiaro, letti però in insieme, cioè qui ogni volta parliamo di un singolo elemento, dell'altro. Allora, quel corpo trovato in quelle condizioni, in quel bosco, poteva starci 14 giorni, 15 giorni, quanto tempo c'è stato? Secondo noi no, assolutamente no. Secondo i nostri consulenti. Secondo... Sebastiano, omicidio o suicidio? Questo è un dilemma, guarda, io sto aspettando la verità proprio per questo, per poter capire cosa sia successo a Liliana, questa è la verità. Però una cosa voglio dirti, noi siamo stati chiamati in questura, io, il fratello, la cugina, e ci hanno mostrato una foto di Liliana, il viso, no? Ecco, io ho visto un viso che non aveva nessun elemento così, aveva solo una goccia di sangue che gli usciva dalla bocca, che ho chiesto, mi hanno detto, scusa, cos'è questa goccia di sangue? Mi sembra sangue. No, è un rigurgito. Questo è quello che mi ha detto la questura. Queste lesività vanno lette, come diceva l'avvocato Cozza, nell'insieme, ovviamente. E poi vanno lette insieme a tutti gli altri elementi, cioè gli indumenti assolutamente intatti e intonsi che indossava Liliana, di cui gli stessi presenti all'esame autoptico si sono meravigliati. E poi ci dimentichiamo sempre una cosa, della scena, di quella scena, di quei sacchi neri, di quel cordino lasso, di quel terreno che è stato trovato assolutamente intatto sotto il corpo di Liliana, della posizione in cui è stata trovata Liliana. Cioè la medicina legale sì, deve tener conto poi anche di tutti questi altri elementi che non tornano in questa vicenda. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.